cominciare questa meditazione con una parola di Gesù, precisamente con l'ultima parola da Lui pronunciata su questa terra prima di salire al Padre. Diceva dunque Gesù agli apostoli che lo interrogavano su quando sarebbe venuto il regno di Israele: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi renderete testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». Mi renderete testimonianza. La testimonianza su Gesù o di Gesù nel Nuovo Testamento significa quello che noi oggi intendiamo con evangelizzazione. Rendere testimonianza a Gesù significa evangelizzare. Allora questa parola di Gesù ci dice una cosa molto grande, molto importante, che lo Spirito Santo è la forza dell'evangelizzazione e anzi è la condizione stessa della sua possibilità. Avrete forza dallo Spirito Santo e mi renderete testimonianza. Si tengono continuamente dei congressi, dei convegni, si studia oggi soprattutto l'evangelizzazione, ma di essa spesso si mettono in evidenza le forme nuove o le difficoltà o le esigenze o dei segni dei tempi. Ma c'è qualcosa di più profondo nell'evangelizzazione, c'è un'anima che va tenuta presente. Ci fu un libro negli anni della nostra formazione che ci ha aiutati tutti, l'anima di ogni apostolato. Ebbene, adesso sappiamo che questa anima ha un nome, non è una cosa, fosse pure la preghiera, è una persona, è lo Spirito Santo. L'anima dell'evangelizzazione è la stessa persona che è l'anima della Chiesa, lo Spirito Santo. La regola base dell'evangelizzazione, dell'annuncio, possiamo dire che è questa: predicare Cristo nello Spirito Santo. La si deduce tale quale dalle parole di Pietro nella prima lettera. Secondo Pietro, gli apostoli sono coloro che hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo. Cristo o il Vangelo indica qui il contenuto della predicazione. Questo deve essere il contenuto di ogni predicazione cristiana. Nello Spirito Santo indica il metodo, indica il modo con cui si deve predicare Cristo e il Vangelo. Dobbiamo risalire subito a questo proposito al primo evangelizzatore, a Gesù. Gesù, dice Luca, ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e insegnava nelle loro sinagoghe. E così tutto l'insegnamento di Gesù, tutto l'annuncio è messo nel Vangelo di Luca sotto questa luce dello Spirito Santo, ed è Gesù stesso del resto che nella sinagoga di Nazaret lo dice: lo Spirito del Signore è su di me e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio. Lo Spirito dunque è su Gesù primariamente per evangelizzare. Lo Spirito Santo non dà tanto la parola da annunciare a Gesù, perché egli stesso è la parola di Dio, ma dà forza alla parola. Diceva Tertulliano che lo Spirito è ciò che sostenta la parola, Spiritus substantia sermonis, dove sermo significa la parola. E difatti vediamo che la parola di Gesù è sempre una parola efficace. Quando Gesù parla succedono sempre cose: il mare si calma, il paralitico si alza, i ciechi vedono. Diceva Isaia parlando del Messia: la sua parola sarà una verga che percuoterà il violento e con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. E difatti noi vediamo nel Vangelo che quando Gesù parla, la sua parola ha quasi un potere materiale, tanto che Satana è colpito e cade dal cielo come fulmine, e i demoni sono bruciati dalle sue parole e non resistono e fuggono e dicono: sei venuto a perderci.
Tale è la forza o il fuoco che arde dentro la parola di Gesù a causa dello Spirito del Signore che è in essa. Lo Spirito Santo dà forza a Gesù più in vista dell'insuccesso che del successo, perché difatti già Isaia aveva detto che lo Spirito del Signore si riposerà su di lui, sul Messia, perché egli non si abbatta, ma porti il diritto alle nazioni, perché difatti la vocazione di servo sofferente, rigettato, umiliato, esigeva da Gesù questa forza per non abbattersi più che la forza per avere il successo. Se ora da Gesù passiamo alla Chiesa di dopo la Pentecoste, notiamo lo stesso intimo e profondo rapporto tra la parola annunciata e lo Spirito Santo. Se la Chiesa avesse avuto una voce umana, dopo la Pentecoste avrebbe potuto gridare come il suo capo: lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha consacrato per portare ai poveri il lieto messaggio. Pietro, difatti, esce dalla Pentecoste, parla ai 3.000 uomini di Gerusalemme e questi uomini, nel sentire parlare Pietro, si dice, si legge nel testo, si sentirono trafiggere il cuore. Perché? Perché avviene il miracolo che Gesù aveva detto, che lo Spirito avrebbe convinto il mondo, cioè gli uomini, di peccato. Ed ecco che lo Spirito che agisce dentro la parola fa crollare questi uomini e li fa inginocchiare e ricevere il battesimo. Gesù aveva anche predetto che lo Spirito avrebbe dato ai suoi una parola irresistibile, irresistibile. E difatti quando Stefano parla davanti al Sinedrio, noi leggiamo che non potevano resistere alla sapienza e allo Spirito con cui parlava. Ed è commovente vedere come una ad una, dopo la Pentecoste, si realizzano tutte le profezie, le promesse fatte da Gesù a proposito del Consolatore. Per esempio, Gesù aveva detto: quando verrà il Consolatore, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza. E difatti, dopo la Pentecoste, quando Pietro ha annunciato Gesù alle folle, dice: di questi fatti di cui abbiamo parlato siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Dunque, l'annuncio cristiano è sempre il risultato di due testimonianze. Una testimonianza visibile, quella degli Apostoli, udibile, che poi diventa la testimonianza visibile della Chiesa, ma dentro questa c'è un'altra testimonianza invisibile, divina, dello Spirito Santo. Invisibile in se stessa, perché questa testimonianza dello Spirito non la si può né udire né vedere, ma tuttavia, ci dice il Nuovo Testamento, questa testimonianza dello Spirito si rende visibile, anzi palpabile, negli effetti che produce, i quali effetti sono di due tipi. Ci sono due manifestazioni, cioè, dello Spirito che accompagna la parola. Uno riguarda più gli ascoltatori e sono i segni, prodigi e miracoli. Troviamo spesso questa formula. I segni, prodigi e miracoli che accompagnano la predicazione e che sono destinati agli ascoltatori perché credano. E poi c'è un'altra manifestazione dello Spirito che invece è data all'annunciatore stesso e sono i carismi, cioè i doni dati all'annunciatore per potenziare il suo annuncio e renderlo capace di portare l'annuncio fino ai confini della terra. Difatti i carismi sono definiti una manifestazione visibile dunque dello Spirito per l'utilità comune. Bastano così questi accenni per farci intuire quale rapporto profondo, sentito, esisteva agli inizi della Chiesa tra la parola e lo Spirito. Il rapporto era, ci dice Paolo, come quello della spada e di colui che la impugna. La parola di Dio è la spada, una spada a doppio taglio che scruta, che penetra, ma
Questa spada è definita da Paolo la spada dello Spirito, nella lettera agli Efesini, cioè la spada di cui si serve lo Spirito Santo per trafiggere i cuori degli uomini e convertirli, portarli alla fede. Lo Spirito, del resto, non dà questa forza solo interiore alla parola perché sia convincente, ma dà forza appunto attraverso i carismi anche all'annunciatore. Sant'Ambrogio, proprio in un testo letto nel giorno della sua festa, 2 giorni fa, scriveva a un suo collega di episcopato queste parole, commentava il versetto del Salmo che dice: alzano i fiumi la loro voce, vi sono fiumi che sgorgano dal cuore di colui che è stato dissetato da Cristo e ha ricevuto lo Spirito di Dio. Questi fiumi, quando ridondano di grazia spirituale, alzano la loro voce. Vi è poi un fiume che si riversa sui suoi santi come un torrente, cioè come qualcosa di impetuoso. Chiunque abbia ricevuto dalla pienezza di questo fiume, come l'Evangelista Giovanni, come Pietro e Paolo, questi alza la sua voce, questi è capace di alzare la voce, e come gli apostoli hanno diffuso la voce della predicazione evangelica con festoso annuncio fino ai confini della terra, così anche questo fiume comincia ad annunciare il Signore. Ricevilo dunque da Cristo perché anche la tua voce si faccia sentire. Se ora, venerabili padri e fratelli, facciamo un salto dalla Chiesa dei primi tempi a noi, all'epoca moderna, dobbiamo constatare per lungo tempo una caratteristica, in un certo senso, negativa, involutiva. Una caratteristica che si delinea prima a livelli alti della speculazione filosofica e teologica, ma poi, come avviene sempre, penetra capillarmente in tutta la vita della Chiesa e soprattutto nell'annuncio. Cerchiamo di individuare qual è questa caratteristica. Ci aiuta San Paolo. San Paolo diceva che egli non aveva voluto di proposito basare la sua predicazione su discorsi persuasivi di sapienza umana, dice, perché la fede degli ascoltatori non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza dello Spirito. Ora, ecco, noi dobbiamo ammettere che in un'epoca moderna, soprattutto nei secoli dominati dall'illuminismo, è avvenuto proprio questo che Paolo temeva. Cioè la predicazione cristiana, gli argomenti cristiani, l'argomentazione cristiana, ha finito per distaccarsi sempre più dalla potenza dello Spirito per fondarsi sui discorsi persuasivi di sapienza umana. Ora la differenza è enorme, perché i discorsi persuasivi di sapienza umana, quando inducono, se inducono gli ascoltatori alla fede, inducono a un assenso che è di ordine ancora intellettuale, umano, non a quell'assenso di ordine diverso su cui si basa la fede, che è appunto l'ordine dello Spirito di Dio. Il razionalismo imperante in alcuni secoli, in alcuni ambienti, pretendeva, ha sempre preteso, che il cristianesimo presentasse il suo annuncio, i suoi argomenti, in un modo dialettico, cioè sottomettendolo alla discussione generale dei dotti, di modo che si potesse accettare nel quadro generale di una autocomprensione del mondo e dell'uomo, e in questo senso si potesse accettare anche da un punto di vista razionale, filosofico. Ma in questo modo cosa avveniva? Avveniva che non è più il kerygma, l'annuncio di Cristo morto e risorto, l'annuncio di Spirito e potenza, che soggioga tutti gli argomenti umani, che spazza via i baluardi, ma è piuttosto la ragione umana che sottomette, asserve il kerygma, l'annuncio, a qualcos'altro, per esempio a un'autocomprensione del mondo. Kierkegaard ha denunciato con straordinaria efficacia la pretesa di gran parte del pensiero moderno, dice lui con ironia, di andare al di là della fede, come se ci fosse qualcosa al di là della fede, e ha opposto Kierkegaard a questo pensiero moderno scatenato l'esempio di Abramo, l'atteggiamento di Abramo, il quale dice non ha preteso di andare al di là della fede, ma si è semplicemente contentato di credere.
Ora, questa pretesa di andare al di là della fede, esiste ancora oggi chi non lo vede in un filone del pensiero moderno? Ed è quel filone che erige a valore supremo non la verità, ma la ricerca della verità. Perché dice che l'assoluto, una volta trovato, stabilito, uccide prima la ricerca, poi la coscienza dell'uomo, poi l'uomo. Sono tutti autori, frase che cito da autori che non nomino. Ma perché? Perché quest'uomo moderno, questo pensatore, ha tanto paura della verità rivelata, al punto che è pronto ad ammettere Dio, purché si tratti di un Dio sempre ricercato ma mai trovato? Che è pronto ad ammettere Cristo, purché Cristo sia uno dei rivelatori, un momento dell'autocomprensione dell'uomo, ma non la autorivelazione definitiva di Dio? Perché? È semplice in fondo. Perché finché il valore supremo è la ricerca della verità, è l'uomo il protagonista, è lui che comanda, è lui che ha in mano le redini, è lui che stabilisce i valori e la morale, ma quando invece davanti a lui si profila la verità riconosciuta, allora non ha più scampo, deve obbedire. Ed è l'obbedienza il problema, il nodo del problema, perché qui siamo sulla scia di quell'antica tentazione di sarete come Dio, sarete come Dio. Ora, Paolo dice che per abbattere le fortezze, sono parole testuali di Paolo, per abbattere le fortezze, distruggere i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio e rendere ogni intelligenza soggetta all'obbedienza alla fede, non bastano, dice, le armi carnali, cioè non bastano le armi della sapienza e del ragionamento, della dialettica, ma occorrono le armi spirituali, Seconda Corinti 10, 3, 5. Cioè occorre l'arma della potenza dello spirito. E noi dobbiamo invece confessare che talvolta abbiamo cercato di parare questa ondata di disobbedienza alla fede con le sue armi, la ragione, il ragionamento, e abbiamo sempre più fatto leva su un, io generalizzo evidentemente, non mi sconosco che ci sono state in questi secoli anche splendide eccezioni davanti alle quali io sono sprofondo nella polvere di annuncio in spirito e potenza, ma in genere è avvenuto che si è risposto con argomenti persuasivi di sapienza umana, cioè una predicazione storicamente e filosoficamente fondata, ma sempre meno cherigmatica, cioè fondata sulla indiscutibile autorità di Dio, alla quale si deve obbedienza. In certi altri ambienti questo del razionalismo, dell'idealismo, cioè ridurre tutto a idea, anche il Dio vivente è ridotto a idea del Dio vivente, lo Spirito Santo è ridotto a idea dello Spirito Assoluto, Hegel. In certi ambienti dove questo razionalismo e idealismo non era così forte come forse da noi, c'erano però altre cose che pure rendevano meno evidente questa potenza dello Spirito, ed erano il legalismo, il giuridismo. E noi possiamo dire, forse senza esagerare, naturalmente facendo tutte le proporzioni, che noi abbiamo alle spalle tre o quattro secoli, quelli appunto dominati dall'illuminismo, che somigliano ai tre o quattro secoli che precedettero la venuta di Cristo sulla terra, i quali secoli sono conosciuti dagli esegeti come i secoli del silenzio, dello spirito e della profezia. Ma ora, se rivolgiamo l'attenzione alla Chiesa, a noi, noi dobbiamo constatare con gioia, con stupore, che qualcosa sta cambiando ed è cambiato in questa situazione. Noi cogliamo forse ancora solo i segni più esterni, forse i meno importanti di questo ritorno in potenza dello Spirito, non che lo Spirito avesse abbandonato mai la Chiesa, ma ritorno nella coscienza degli uomini, dei cristiani. Noi vediamo forse i segni solo più visibili e esterni, ce ne saranno altri che vedranno i nostri posteri, che sono però già all'opera in questo momento della Chiesa e che si esprimeranno in santi di questa epoca. Il fatto più notevole che ha determinato questo cambiamento è il Concilio Vaticano II. Nel convocarlo Papa Giovanni XXIII ebbe il coraggio di chiedere a Dio
una novella Pentecoste per la Chiesa. E io sono convinto, io so che il Signore risorto ascolta le preghiere rivolte lì dal suo vicario in terra in certi momenti cruciali della vita della Chiesa. Io sono convinto, per esempio, che il Signore risorto ascolterà quell'altra preghiera che il suo vicario gli ha rivolto quest'anno all'apertura dell'anno santo, quando ha detto: con accuratezza si mostri più potente l'opera della tua redenzione. E difatti noi abbiamo visto che il Signore ha risposto a quella preghiera di una nuova Pentecoste. Ne abbiamo i segni. E lo Spirito Santo, dopo essere stato l'ispiratore di questo grande avvenimento del Concilio, ora, se lo sappiamo vedere, ne è il realizzatore, il grande realizzatore. Cito ancora una parola del Santo Padre nel commemorare il Concilio, il centenario del Concilio Ecumenico di Costantinopoli. Scriveva: tutta l'opera di rinnovamento della Chiesa che il Concilio Vaticano II ha così provvidenzialmente proposto e iniziato non può realizzarsi se non nello Spirito Santo, cioè con l'aiuto della sua luce e della sua potenza. E diceva ancora a chiusura del congresso di pneumatologia per lo stesso avvenimento: è lo Spirito Santo la sorgente, il motore del rinnovamento della Chiesa di Cristo. Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi aveva già splendidamente messo in luce il ruolo dello Spirito Santo nell'evangelizzazione. Non posso leggere tutto il testo che è un po' lungo, ma lo riassumo. Diceva che lo Spirito Santo è l'agente principale dell'evangelizzazione e ne è anche il termine, perché l'evangelizzazione ha come scopo di creare la vita nuova dello Spirito in coloro che hanno accolto la fede. E lo Spirito Santo è appunto questa vita nuova. Dunque, da una parte lo Spirito Santo è colui che fa giungere la parola nel fondo del cuore e dall'altra è la parola che vive, che prende vita, che dà una nuova vita a chi l'ascolta. E in questo testo raccoglieva il voto del sinodo precedente e lo trasmetteva ai pastori e agli annunciatori perché pregassero, perché sempre più facessero penetrare il soffio dello Spirito Santo nell'annuncio cristiano. Il Concilio di Costantinopoli, nel definire la divinità dello Spirito Santo, tra le tante possibili caratteristiche dello Spirito, ne ha scelto una, che poi era già stata stabilita da Gesù. Parla dello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e dà la vita. C'è la parola di Gesù, è lo Spirito che dà la vita, la parola di Paolo, lo Spirito vivifica. Dunque la caratteristica dello Spirito sarà sempre questa, quella di dare vita. Il suo apporto non è dunque tanto quello di inventare nuove forme di evangelizzazione o di rinnovare i contenuti, anche questo. Il suo apporto è quello di vivificare tutto, quelle forme antiche e quelle nuove. Ma per fare questo non basta parlare molto dello Spirito Santo, e anch'io vi confesso che ho molta paura nel parlare, perché è tanto facile fare dell'ideologia anche parlando dello Spirito Santo. E questo avviene appunto quando ci si contenta di parlare, di seminare lo Spirito Santo nei discorsi o nei documenti, e invece lo Spirito non è quella forza dentro, quella vita interiore nascosta che tutto lievita. Come fare? Ed è questo appunto il punto positivo, il punto pratico di questa nostra meditazione. Come fare per permettere allo Spirito Santo allora di vivificare tutto ciò che noi facciamo per l'annuncio, la difesa scritta, orale della fede, anche la testimonianza da persona a persona, perché tutto può essere annuncio. Come fare? Accenno semplicemente a tre punti che mi sembrano qualificanti nella vita di un cristiano perché possa permettere allo Spirito di agire attraverso la sua parola. Il primo atteggiamento lo riassumo nella parola obbedienza, obbedienza. E con questo indico un insieme di atteggiamenti che ci fanno più di tutti simili a Gesù. Perché Gesù ricevette la pienezza dello Spirito dal Padre nel Giordano per la sua obbedienza, perché accettò la sua missione di Messia sofferente, rigettato e umile. E del resto Pietro diceva: Dio dà lo Spirito Santo a coloro che si sottomettono a Lui.
Bisogna morire a se stessi per accogliere questa volontà di Dio dentro la quale agisce lo Spirito Santo. Ci furono molte notti di Getsemani nella vita di Gesù, non una, molte notti di Getsemani. E in queste notti Gesù lottava con Dio, ma non come Giacobbe che quando lottava con Dio lottava per piegare Dio alla sua volontà. Gesù lottava per piegare pienamente la sua volontà umana a Dio e dire ogni volta Fiat, sì Padre, davanti a ogni nuovo rifiuto, a ogni nuova difficoltà. E poi tornava il mattino dopo tra la folla Gesù e la gente stupita diceva: ma parla con autorità, ma dove viene questa autorità? Certo che parlava con autorità Gesù adesso, perché quando un uomo si è arreso totalmente a Dio, si è lasciato lacerare nell'obbedienza più assoluta, allora Dio si arrende a lui e gli dà il suo potere, perché sa che adesso non abuserà di questo potere divino. E allora escono le parole che trafiggono il cuore come quelle che uscirono da Pietro. La potenza dell'annuncio è proporzionata alla croce che l'annunciatore porta. Dicevo, un'altra meditazione, che la Bibbia ci parla spesso della parola di Dio con l'immagine del rotolo che bisogna inghiottire, rotolo che è dolce sulle labbra per gli altri, ma amarissimo nelle viscere come fiele. E cioè questo vuol dire che la parola, il mistero della parola deve unire l'annunciatore a Cristo crocifisso. E comunque la parola diventa amara perché si trova in un uomo che è peccatore e denuncia il suo peccato. Il secondo atteggiamento lo riassumo nella parola preghiera, preghiera. Lo Spirito Santo viene su chi è in preghiera. Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, era in preghiera, proseucomeno, dice il Vangelo di Luca, i cieli si aprirono e venne lo Spirito. Mentre gli apostoli erano assidui e unanimi nella preghiera con Maria, si udì un tuono e venne lo Spirito. E Gesù dice: quanto più il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Lo Spirito dunque è legato a... Noi uomini non possiamo fare violenza a Dio, allo Spirito. Abbiamo una sola arma ed è la preghiera, l'implorazione. La preghiera ci congiunge alla fonte dello Spirito che è il cuore di Cristo sulla croce. Fa di noi degli strumenti congiunti, instrumenta coniunta, è un'espressione tecnica, solo l'umanità di Gesù in senso pieno è strumento congiunto della divinità, ma noi attraverso la preghiera possiamo in qualche modo essere degli strumenti della parola di Dio congiunti a Dio. L'Apocalisse dice una frase lapidaria che può sembrare enigmatica, ma non lo è. Al capitolo 19, versetto 10, la testimonianza di Gesù, e questo significa l'evangelizzazione, l'ho detto, la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Questo vuol dire che l'anima dell'annuncio, dell'evangelizzazione, è la profezia. Ora, il carisma della profezia, quando si tratta dell'annuncio, applicato all'annuncio, indica la capacità o il dono di mettere gli ascoltatori quasi a contatto diretto, a tu per tu, con un giudizio di Dio su di loro, con una volontà di Dio su di loro, al punto che quando c'è la profezia si può dire: così dice il Signore a voi. E quando c'è la profezia, dice Paolo, che se entra uno nell'assemblea che non crede, si sente scrutato dalla parola di Dio, si mette in ginocchio e dice: Dio è in mezzo a voi. Ora, perché ci sia questo spirito di profezia nel nostro parlare, nel nostro servire la Chiesa? Occorre la preghiera, occorre che noi, ecco faccio un esempio, che noi non scegliamo il tema di una parola per una predica, un annuncio, un documento, a tavolino, in base al discernimento nostro, alla cultura nostra, a quello che ci sembra il nostro buonsenso, e poi magari anche ci mettiamo in ginocchio per chiedere l'effusione dello Spirito che dia forza a questa parola. Questo è bene, ma non è ancora la cosa migliore. Bisogna rovesciare le parti. Prima bisogna mettersi in preghiera, a chiedere a Dio qual è la parola che Lui ha per quella situazione, per quelle persone. Perché Dio ce l'ha la parola. E poi, dopo mettersi a tavolino e mettere a servizio di questa parola tutto ciò che uno ha, la cultura, l'esperienza, perché deve essere l'uomo che si mette a servizio della parola dello Spirito, non viceversa. Il terzo atteggiamento lo riassumo nella parola
comunità, comunità. È incredibile l'aiuto che può venire a un annunciatore, io credo anche a un pastore della Chiesa, dal contatto vivo con una comunità orante, come era quella da cui Pietro uscì il giorno di Pentecoste, nel Cenacolo. Perché è una legge che il Signore dà la sua parola e dà il suo spirito, i suoi carismi più volentieri là dove c'è il suo popolo, una porzione del suo popolo riunita. Il Dio, si direbbe, ama la collegialità perché essa predispone all'umiltà. Noi troviamo di questo un esempio meraviglioso al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, un capitolo che non mi stanco mai di meditare e di esemplificare. Siamo a quel momento quando Pietro e Giovanni sono stati arrestati per aver guarito lo storpio alla porta di Gerusalemme. Sono stati interrogati dal Sinedrio e rimandati con un ordine perentorio di non più predicare nel nome di Gesù. Questi due apostoli, risulta dal testo, sono un po' smarriti e scoraggiati. Si ripete una di quelle situazioni che nella storia della Chiesa si sono ripetute tante volte davanti a questi interventi brutali dell'autorità. Cosa fare? Continuare a predicare nel nome di Gesù, sfidando l'autorità e dunque magari rischiando un intervento brutale che pone fine a tutto? O tacere? Tacere, allora però col rischio di tradire la parola di Dio. In questa situazione Pietro e Giovanni vanno nella comunità. La comunità si mette in preghiera, è una cosa fortissima che impressiona. Si mette in preghiera, uno legge un testo, è il testo del Salmo che dice: perché congiurarono le genti, perché si radunarono contro il tuo santo unto. E poi un altro, lo stesso, non risulta dagli atti, ha una lettura profetica di quel testo, cioè viene applicato alla situazione attuale, dice: veramente adesso si è realizzato questo testo, perché Erode, Ponzio Pilato e le genti e i giudei tutti si sono alleati contro il suo Messia. Ed ecco che questa forza carismatica della comunità genera la fede carismatica. Che cos'è la fede carismatica? Ne parlano anche i padri Cirillo di Gerusalemme, per esempio. È quella fede che fa credere, che fa ritenere che Dio opererà, è pronto a operare un miracolo se lo si chiede. È una fede che è un dono carismatico, un dono gratuito. E difatti la comunità prega subito che si compiano miracoli, guarigioni e prodigi nel nome del Santo Servo Gesù. E quando ebbero terminato la preghiera, finisce il racconto, il luogo in cui erano radunati tremò. Tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con parresia, con franchezza e con coraggio. E la parola continuò la sua corsa. Così io credo che sia di un aiuto incredibile per un annunciatore o un pastore avere un corpo di preghiera intorno, corpo di preghiera, con cui pregare anche come fratello tra fratelli, in quella straordinaria uguaglianza e umiltà che crea quando due o tre sono riuniti sotto la potente e onnipotente mano di Dio. Nel Cenacolo è vero che noi assistiamo a un atto magisteriale di Pietro quando lui prende l'iniziativa per sostituire Giuda, però per il resto nel Cenacolo non sembra che Maria, le pie donne, gli apostoli avessero tutti dei ruoli, pregavano, erano comunati, assidui e concordi, unanimi nella preghiera. E dopo, quando escono, che ognuno assume il proprio ruolo e Pietro prende l'iniziativa e fonda le chiese, Maria invece resta con le donne nel Cenacolo a pregare. E io penso che sia un dono grandissimo avere un pastore, questo corpo di preghiera nascosto con cui ricevere la potenza dei doni di Dio di cui c'è bisogno enorme per questo ministero di annuncio della parola di Dio. E ora termino ringraziando Gesù perché con l'ultima parola pronunciata da Lui sulla terra avrete forza dallo Spirito che scenderà su di voi e mi renderete testimonianza. Quest'ultima parola noi la vediamo compiersi di nuovo ai nostri giorni. Amen. Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso una catechesi di padre Raniero Cantalamessa.